Vedrà, ingegnere, che bambina, vedrà. Giovanissima, come piacciono a lei. È una ballerina della Scala. Appena lei mi ha telefonato, come vede, mi sono data da fare. Laide. Che nome curioso. Diminutivo di Adelaide, no? Già. Vuole fumare? No, grazie. Guardi che se vuol fumare lei a me non dà fastidio. Veramente, anch'io non fumo quasi mai. Le fa niente, ingegnere, se proviamo un abito? Ah, si immagini. Grazie. Sembra proprio fatto su misura. Tu balli alla Scala, vero? Complimenti. Verrò ad applaudirti. Grazie. Sei proprio freddoloso, poverino. Insomma, quando gli anni passano è un guaio. Figurati, dicevi per la maglia? Ma la porto proprio perché sono uno sportivo. I muscoli devono stare caldi dopo uno sforzo. Ah, se ti dà noia, me la tolgo subito. Non sei affatto male, oltretutto. Sai, penso di averti già vista da qualche parte. Ehi, sveglia, siamo a letto insieme, non hai mica bisogno di quei trucchetti lì. Ma no, sul serio, deve essere stato dalle parti di Corso Garibaldi. Abiti in quella zona? Ma va, nemmeno per idea. Perché? Saranno 3-4 mesi, non so, di sera, verso settembre-ottobre. Ma se sono 2 anni che non passo da Corso Garibaldi. Sei entrata in una specie di vicolo, quello che porta dentro il quartiere della Storte. Io alla Storte? In bei posti mi fai andare. Mai stata la Storta in vita mia, grazie al cielo. Guarda che io da quelle parti non ci ho mai messo piede. Sono mica una di quelle lì io. Dai, vieni qui. Ma poi si può sapere cos'è questa storia? È il terzo grado. A me certi discorsi mi stufano. Chiaro. Chiuso. Però, signorino... Marita, sono cresciuto. Quante volte te lo devo dire? Sì, signor architetto. Lo so, è tardi. Chi c'è? E c'è la signorina, poi Don Salvi e... Va bene, fa 5 minuti, fai mettere in tavola. Arrivo subito. Quasi, quasi mi berrei un altro sherry. E lei, Don Salvi? La signora è servita. L'architetto ha detto che viene subito. Poteva andar peggio. Eppure sa che non sopporto di vederlo mettersi a tavola la spicciolata. Sono sicura che ci metterà mezz'ora a scegliersi la cravatta. Già, forse è meglio che vada a consigliarlo. Vedrà, uno di questi giorni se li ritrova sposati. E smetti la vita, ti ho già detto che faccio presto. Andem, dem, signorino, della part de là, in drespetala. Ciao, Luisa, sono quasi pronto. Che peccato. Ma guarda che bella idea! Non c'era, vero signora, fino a qualche tempo fa? È una delle ultime trovate di Tonino. Ma sinceramente devo dire che questa non mi dispiace. Tonino è un bel tipo. Ti ricordi quando voleva farci tingere tutti i soffitti di nero? Non abbiamo tempo. Fammi un buono per un'altra volta. Come va il lavoro? Al solito. Pubblicheremo una nuova collana di contemporanei stranieri. Falli rilegare in turchese, è un colore che in arredamento funziona. Bel rispetto per la mia missione letteraria. Hai finito, tua madre ci rimane male, lo sai. Dai pure il via a tavola, tanto sono sempre l'ultimo a essere servito. Va bene.
scusatemi, ma non ho fatto tardi in ufficio. Figuratevi che mi hanno trascinato la partita. Sai, mamma, quei fanatici del country club che sto progettando? Erano almeno 20 anni che non ci andavo. A un certo punto uno ha afferrato l'avversario per la maglietta e gli ha strappato le mutandine. Scusi, Don Salvi, è terminologia sportiva questa. Tonino, cerca di mangiare. Sì, mamma. Dunque, mi hai detto che ti chiami Adelaide. E poi? Mi chiamo Laide e basta. Io sono fatta così. Meno cose faccio sapere agli altri, meglio è. Bene, il cognome non vuoi dirmelo. Ho capito. Non ti fidi, allora? Ma che significa? Il cognome non lo faccio sapere a nessuno. Il numero di telefono me lo potrai dare. Quello, figurarsi. Se mi chiamano a casa, mia sorella fa uno di quei ciocchi. Sicché hai una sorella. E anche lei... Come sei volgare. Ha un marito. Stanno bene loro due. È più grande di te? Sì, ha 12 anni più di me. Mio padre sono anni che è morto. Poi anche la mamma. Mi hanno preso in casa. Allora, l'Ermelina, come fa a chiamarti? Ci penso io. Ogni tanto le telefono. Oppure mi chiama lei al 2. Ti piace proprio ballare? Ma cosa c'entra? Faccio un numero, uno slow. Tutte le sere? No, ogni tanto. E sei svestita? Tutta coperta invece, in calzamaglia. Ma se balli al 2, come fai con la scala? Ma a mezzanotte, anche se c'è spettacolo, è sempre finita la scala. Al più tardi è alle mezza. E ogni volta che vieni qui dall'Ermelina, cosa dici a casa? Che vai alle prove? Ma è vero, ci vado alle prove io. Cosa credi? Desidera? Dove provano le toile du jour? In fondo al corridoio, nella sala rosa. Grazie. Non eravamo rimasti d'accordo per le 2:30. Mi ha telefonato Laide stamattina. Deve andare a Modena, pare. Ah, tutte così, queste ragazze, senza testa. Però l'altro giorno che lei non è potuto venire, la Laide poverina è arrivata puntuale. È venuta alle 4. Alle 4 in punto era qui. Venga, venga. Non capisco. Alle 4 c'era la prova alla scala e Laide era là, l'ho vista io. E si vede che quella carognetta avrà fatto una corsa. Del resto le gambe le ha buone. E poi con quella... c'è da aspettarsi di tutto. Ah, già. E come mai va fuori Milano? Ah, dice che va per lavoro, per fare fotografie di moda. A Modena? Dice che c'è una sartoria importante, ma chissà. E adesso? Sono già le 1:15 e mi ha detto che deve prendere il treno delle 2:20. Se ha detto di venire, quella viene. Stia pure tranquillo. E poi, con me non si scherza. Comunque... ormai non c'è più tempo, se deve partire alle 2:20, ora che è alla stazione. Senta, un cafferino non lo prenderebbe volentieri? No, grazie. Non ho neanche mangiato. Ma lo sa che lei è un gran simpatico. È proprio un ragazzo. Dio mio, che faccia hai? Ho fatto una corsa, ma una corsa. Al teatro c'era prova, non mi lasciavano andare. Che ora è? Le 1:30. Beh, non fa niente. Ti accompagno alla stazione. Grazie. Prego, arrivederci.
Ma perché l'altro giorno alle prove del balletto hai fatto finta di non riconoscermi? Sapessi come là dentro sono pettegole e maligne. Se ti salutavo cominciavano a domandarmi dove ti avevo conosciuto e per come e per cosa. Ma almeno un sorriso, un segno. No, è stato meglio così. E perché quella tua compagna ti ha chiamato Mazza? Ma che significa? In teatro quasi tutti ci facciamo chiamare con un altro nome. Ma come fa uno come te ad andare in giro con una trappola simile? Per città è ancora la più comoda. Non sai vivere. Anche quei vestiti, sempre uguali, sempre così scuri. Forse è perché non te ne intendi. Io so soltanto che sembri un funerale. Hai una bella figura, puoi vestirti anche un po' meglio. Cambiare ogni tanto non fa male a nessuno. Buongiorno, mamma. Buongiorno, caro. Sei già pronta per uscire? Ho un appuntamento in centro, ci terrei che fossi tu ad accompagnarmi. Ma io ho tanto da fare, mamma. Mi dispiace. Ma c'è Francesco, perché non ti fai accompagnare da lui? Francesco mi ha chiesto un giorno di riposo e gliel'ho concesso. È davvero un appuntamento così importante? Sì, purtroppo sento che il cuore non funziona più come una volta. E credo che un controllo di tanto in tanto ci voglia. Va bene, mamma. Pensavo che ti avrebbe fatto piacere, non stiamo mai insieme. È che sono molto occupato in questi giorni, mamma. Dimenticavo, ieri sera ha telefonato una ragazza da Modena. Ti cercava. Ha lasciato detto che ti richiamerà. Sta tranquilla, mamma, non è una di quelle ragazze che credi tu. Del resto, non dico mica niente io. Sei solo, sei libero. Non cercare di difenderti. Che cosa voleva? Credo però che potresti trovare di meglio. Non sono mica eterna, sai. Sempre, da quando avevi 20 anni, non sei mai riuscito a interessarti di una ragazza per bene, che mi piacesse. E tu è da quando avevo 20 anni che mi fai di questi discorsi. Però tu non te ne sei mai vergognato. E magari adesso sei anche capace di buttarci dietro una fortuna. Mamma, per favore, a una certa età le donne le pagano tutti. Non sono mica l'unico io. Ho 48 anni. Sì, lo so, ma per me sei sempre un ragazzo. Non è colpa mia. Sto troppo bene con te. Mi hai sempre viziato, ecco. Oh, che discorsi. Tanto non riesci a convincermi, sai, caro? Cerca qualcuno? Corsini. Ultimo piano a sinistra. Sì, grazie. Sei sicuro che non verrà fino a martedì? Lui non c'è quasi mai. Ci viene ogni tanto la sera, quando è a Milano. Allora sarà la solita carbona. Non credo, è uno pieno di soldi. Cosa fa? Fa affari con il Vaticano. Ha una fabbrica di cappelli da prete. Grazie. Che idea, fare i prigionieri qui dentro fino a martedì. Beh, prima di tutto mi diverte. È anche più riposante. E poi io sono un architetto un po' speciale. Se incontro qualche cliente che mi crede fuori Milano a cercargli un fratino, cosa gli dico io? Me lo gioco e te lo saluto. Ma avete tutti a che fare con i preti, insomma, il diavolo e l'acqua santa. Il fine giustifica i mezzi. C'è tempo fino a martedì. Cos'è? Una bossa nuova lenta, a me piace molto. Giù al 2 la suonano sempre. Ma il disco è raro ormai. Ti piace? Lo sai che puoi essere anche pericolosa, tu? Sai che cosa ho io? Che sono ancora una bambina, ma sono tutta femmina. Pensa che quando avevo 12 anni un ragazzo mi ha detto: Laide, da grande farai impazzire gli uomini. Hop! Brava, sei formidabile. Io sono la nuvola.
Io sono l'arcobaleno, io sono il fulmine. Io sono una bambina deliziosa. Però domani sera bisogna che tu mi lasci libera. Ma domani è domenica, cos'hai da fare? È appunto perché è domenica. Forse debutto col nuovo numero al 2. Beh, ma io posso venire con te, ti pare? No, ma come faccio? Io devo essere là anche il pomeriggio, provo con l'orchestra, sai. Allora vengo a prenderti dopo il numero. Ne riparleremo domani, devo prima telefonare. Senti, perché non usciamo adesso? Andiamo al cinema. Ma te l'ho detto, anche volendo non posso. Ma in uno di questi cinemini che ti vede? Dai, all'Apollo fanno l'Ercole contro i pirati. Ma allora ti piacciono i fusti? Certamente. E che mi deve piacere? C'è anche chi la forza l'ha tutta concentrata nel cervello. Ah, lo so. Tu la forza ce l'hai tutta sul muscolo sbagliato. Allora, mi porti a fare un giro? E perché m'hai preso? E le scappate a Modena? Figurati, cosa vuoi che faccia? Poverina. Con tutti quei ragazzi della Ferrari che fanno gli allenamenti. Non mi incanti. Commedia a noi perché io non sono uno di quei tuoi giovanotti. E va bene, ma almeno risparmiami le commedie. Ai, mi fai male! Ma cos'hai? Sei matto? Scusami, che idiota sono. E questi lividi che hai qui sulle braccia? E quest'altri qui sulle cosce? Al 2 il mio numero. Lui, il ballerino, a un certo punto mi dà una spinta e io rotolo per terra. Certe pacche. Eh già, tutto regolare per te, tutto legittimo, vero? Ma che c'è? Ehi, chiama i pompieri, qui brucia tutto, non senti che puzza? Ma guarda come ti sei ridotta la maglietta. Ma perché l'hai messa lì sopra? Ma perché fa una lucina intima. Dai, non fare il muso adesso. A me mi piace di più a torso nudo, senza la maglia. Non ti prendi mica il raffreddore? No, non ti preoccupare. Toh, è un gallo, sai che lo conosco io, quello che li fabbrica? Chi? Che cosa? Il commendator Gallo, quello dei televisori. È uno in gamba, viene sempre al 2 quando è a Milano per la fiera. Senti, noi siamo a 2 passi dalla fiera, perché non andiamo a trovarlo? Così ritiro il braccialetto e l'orologio che ce li ha lui. Perché? Come mai li ha lui? Ma non c'è niente di male. Dopo il numero al 2 mi ha accompagnato a casa e ho dimenticato in macchina il braccialetto e l'orologio. Finisci la tua storia, mi interessa. Uffa! Nella fretta di vestirmi e di uscire, li ho presi in mano e li ho dimenticati sul sedile. Mi pare un po' strano. Tu sei sempre pronto a pensare male, è soltanto un buon amico. E quando dico amico, vuol dire che non c'è niente, chiaro? Sì, che io, per esempio, cosa sono? Stringimi un po'. Ho freddo. Che carogna che sei. Vuoi che non ci pensi più, vero? Tanto lo so benissimo, sai com'è andata. E come? Raccontamelo. Sono capace di romperne anche un altro se continui a farmi incavolare. Ah, sono io che ti faccio incavolare. Sono stufa, ecco. Ne ho abbastanza di questi interrogatori. Chiusa qui dentro, sempre sotto il terzo grado. Ma cos'è? Sono un cane. E le dita sporche di nicotina, quelle come le giustifichi? Ti ho detto che non fumo e basta. Basta, me ne vado. Un momento. Aspetta. Si potrebbe stare così bene insieme. Siamo qui soli, nessuno ci disturba. Noi due. Vedi? Vedi, anche tu mi dovresti aiutare. Se sono un po' nervoso, se rompo le scatole, non è tutta colpa mia. È che, insomma, mi sono innamorato. Ah, ti sei innamorato di me? Ma sei proprio sicuro di quello che dici? Certo, ed è un guaio. L'amore è una brutta malattia. Oh, no. No, è bello essere innamorati, è bellissimo. Ma tu l'hai provato? Sì, ma lui è morto. Ci dovevamo sposare. E allora è diverso, nel tuo caso era più semplice. Anche lui ti voleva bene.
Invece io ti voglio bene. E tu no. Bravo, bisogna lasciare anche il tempo. Ti conosco da così poco. Già, hai ragione. In fondo non ci siamo nemmeno presentati. Cosa? No, niente. Lascia perdere. Senti un po', ma non hai mai sonno tu? La notte non dormirei mai. Ma si può sapere? Ti ho fatto una sorpresa. Si può sapere dove sei stata? Ho comperato della pizza e delle chiacchiere. Pensavo che anche a te piacessero. Io se non piluco un po' di pasticci non resisto. Avevi pensato che avessi tagliato la corda, vero? Ma io sono educata, sai. Ti avrei salutato. Già, ma è tardi. È appena mezzogiorno. Sei stata alla fiera, dal commendatore, vero? Ah, ho telefonato al 2 e mi hanno detto di passare alle 4. Probabilmente debutto stasera. Sono venuta solo per avvisarla. Di che cosa? Dovevo dirle della Laide. Beh? È partita. Cosa dici? Ha telefonato un'ora fa. Ha detto che doveva partire per Modena, che si scusava e che l'appuntamento qui con lei era saltato. Fa finta di niente lei, ma una bella scuffietta per la Laide gliela vedo proprio stampata in faccia. Prende un whisky? No, grazie. Dicevo che si è preso una bella scuffietta, eh? Beh, non ne facciamo un dramma adesso. Ma guardatelo, non vuole che si parli male del suo amore. E pensare che io di ragazze ne conosco, ma una che si dia tanto da fare come lei non l'ho mai trovata. Le va di scherzare stasera? Scherzare? Non scherzo io. Ma lo sa lei qual è la sua specialità? Specialità? Come? Nel tenere il piede in due scarpe. È tanto brava in questi trucchetti che ci riesce sempre. Però guardi che anche qui al massimo tra un'oretta si chiude, sa? Ah, sì, sì, anch'io mi devo alzare presto domani. Due chiacchiere e poi la saluto. Non me ne offre una? Oh, scusi. Prego. Già. E questo cugino che lei mi diceva, chi è? Il cugino, no, è meglio di no, non glielo dico. Oh, non che sia un mistero, intendiamoci. Anzi, è lei la prima a raccontarlo ai quattro venti.
Se ne vanta addirittura, specialmente con me. E poi chissà, magari non è neanche vero. Del resto, il fatto che io non l'abbia mai visto mi fa pensare che forse in fondo... Ma scusi, allora non ci crede neanche lei, vero? Ma no, non è che non ci creda, ma... Non diamole poi troppa importanza, la Leide ne racconta tante. Chi l'avrebbe mai detto che ci saremmo trovati qui, noi due, tutti soli? Una sorpresa che ci ha organizzato Leide. E beh, allora ringraziamola. A proposito, non ci avrà mica creduto a quelle cosette della Leide. Per me può fare tutto quello che le pare. No, perché io dicevo così per dire. Tanto per vedere se si arrabbiava, se si vedesse. È proprio affascinante lei, specie se hai il nervoso. Ah sì, si vede? Oh, beh, si sa, uno ha già fatto i suoi programmi, già sente la colina in bocca e poi si vede portar via di colpo il piatto da sotto il naso. Certo, le ragazzine come Leide non sono capaci di apprezzare la fortuna che gli capita. Incontrare una persona giovanile, ben sistemata, piacente. Ehi, ho un'idea. Te lo faccio un caffè? No, lasci stare. Non si disturbi. Il caffè è una delle mie specialità. Mi metto un po' comoda e te lo porto subito. Tonino. Potevi anche telefonarmi invece di mandarmi l'ermelina. Ti ho telefonato. Ma tu eri già uscito. Dovevo pure avvisarti in qualche modo, no? Ma perché non mi vuoi bene? Io non mi sbilancio mai. Neanche con tuo cugino? Oh, è un noioso tale. Ma che ne sai tu di mio cugino? Ho i miei informatori. Figurati, la lingua dell'ermelina. Ma lui è innamorato di te? Ah, da matto. E vorrebbe fare l'amore con te? Ci mancherebbe altro. Non so, per te tutti non dovrebbero pensare che è quello. È un bravo ragazzo, per me ha un tale rispetto. Buono, se non mi pizzico. Ne hai per molto? Questa qui faccio in un attimo. L'altra sopracciglia mi resta contro mano. E non ti ha mai baciato quel tuo cugino? Scherzi, non hai il coraggio di toccarmi con un dito. E ti crede vergine? Spero bene. Mi considera come una sorella. Ti piace? Se ti dico che non me ne importa niente. È un mio cugino, gli sono affezionata e basta. Come si chiama? Marcello. Occorre altro? E vuole sposarti, naturalmente. Lui sì. Io non ci penso neanche. Ah, non ci pensi. Povero Marcello. Perché? Chissà come soffre perché tu non lo vuoi. Come sono venute? Che dici? Sono bella. Cosa fai qui? Chi ti ha detto? Corsini. Cosa è successo? La mamma. Sì, la mamma. Non se n'è accorta. Senti, io ti aspetto giù in macchina. Sono a Modena, albergo moderno. Vieni a prendermi. Attendoti sabato mattina. Tua nipote Leide.
sei venuto così presto? Hai scritto sabato mattina. Ma io devo ancora vestirmi. E poi devo salutare una famiglia tanto gentile. E allora a che ora vuoi partire? Prendi un caffè. Io intanto torno su in camera mia a finire di prepararmi. Vengo su. Ma che, sei matto? Vuoi farli pensare male? E poi ti sei conciato in un modo. Ma che cosa ti è venuto in mente? Ma se proprio tu dicevi che... Guarda, controordine, ti preferisco con quella tua roba da mortorio. Ti sta molto meglio, credi. Ma Laide... Da dove viene? Mettiamo addirittura la roba in macchina? Odio parlare delle nostre cose in presenza di estranei. Ma perché? Che cosa ho detto? Niente, niente. Voi altri uomini siete dei perfetti cretini in certe cose. Soltanto tu potevi cambiare la tua carriola con una baracca simile. Se sei pronta possiamo andare. E non mangiamo prima? Senti, non sarei mica avaro per caso. Come? Non lo sapevi? Per questo pensavo di mangiare a Parma. Costa meno. Ma io devo salutare Marcello. Marcello chi? Marcello, mio cugino. Ma insomma, te l'avrò ripetuto 100 volte. Non mi hai mai detto che stava a Modena. Davvero? Ma strano, non ci ho fatto caso. Capirai, per quello che me ne importa. Solo che per educazione lo devo salutare. Non l'ho neanche visto questa volta. Aspetta pochi minuti che vado a vedere se lo pesco. Mi raccomando, tieni bene il guinzaglio. Si chiama Picchi. Ricordatelo, eh? Ah, dimenticavo, fammi un piacere. Scusami, sai. Che cosa? Qui all'albergo ho qualcosa da pagare. Ah, sarebbe come dire il conto. Lo vedi? Subito a pensar male. Il conto è già pagato, cosa credi? Che ti faccia venire giù da Milano per pagarmi il conto? Mi stimi proprio poco, sai. È la nota del portiere, saranno 4-5 mila lire. Se te l'ho detto, devo andare a salutare una famiglia. Sono stati così gentili con me. Non posso mica andarmene via così. Chissà che ora andiamo a mangiare. Oh, a me non importa, si potrebbe fare così. Tu mi accompagni da questi amici e poi vai a mangiare. Così non ti faccio perdere tempo. Vengo da Milano apposta a prenderti e tu mi pianti in asso. Bel trattamento. Su, non arrabbiarti adesso. Come faccio io se no con quegli amici? Beh, poi questa faccenda di Marcello non mi quadra. Mi ha tutta l'aria che sia tuo cugino proprio come io sono tuo zio. Ecco, secondo te non si può voler bene a una persona senza andarci a letto insieme. Non vorrei che ci creda, vero? Se proprio vuoi saperlo, Marcello non mi ha mai baciata. Non mi ha mai toccata con un dito. Ha avuto sempre... un gran rispetto per me. È come se fossimo fratelli. Certo. Chiaro? Dopotutto per me puoi fare quello che vuoi. E adesso dimmi dove devo andare. Volta a destra. Bene. Se credi che io venga con te, poi vada anche con lui. Adesso volta a sinistra. Porco diavolo. Ma lo vuoi capire che se c'è uno che deve prendersela e dirmene quattro, quello è proprio lui. Se sapesse di te e di me. E quando mi vedrai tu, Marcello, chi gli hai detto che sono? Mio zio.
Ho capito, uno zio è spuntato fuori da un momento all'altro. Sì, gli ho detto che prima eri all'estero. E lui ci ha creduto? Eh già, perché non avrebbe dovuto crederci? Non sono mica tutti come te. Oh, che fortuna, eccolo là. Aspetta, fermati. Marcello! Marcello, mio zio Antonio. Piacere. Piacere. Senti, già che l'ho incontrato, è inutile che ti scomodi. Più avanti c'è un ristorante, tu vai a mangiare e ci vediamo dopo. Alla stazione di servizio, quella prima dell'autostrada, eh? A che ora? Che ore sono? È mezzogiorno e 20. Facciamo alle 2:15. Però non farmi aspettare. Sta tranquillo. Senti, me lo fai un piacere? Che cosa? Me lo torresti i picchi. Ma che dici? Come faccio a portarlo in motoretto? Del resto è un tesoro. Non ti preoccupare. Tanto non importa, sai, anche se mangerà a Milano. Semmai una pappetta, un po' di riso e carne. Mi raccomando però, carne cruda e poca, sai. È piccolino il mio picchi. Sono le 4:20. Beh, adesso sono qui. Tesoro. Ciao! Hai finito? Che cosa? Di salutare l'amato bene. Oh, ho amato bene un corno, ne ho abbastanza, ecco. Addirittura. Ma sì, io ti conosco. Quando ti ficca in testa una cosa è così e basta. Sono sincera, non ti ho mai detto bugie. E quella del nome, allora? Mi chiamo Fossi e basta. Nessuna bugia. Chiaro? Chiuso. Laide.
Senti, vorrei dirti una cosa. Dimmi. Ti faccio una proposta, tu pensaci su. Poi domani, dopodomani, quando vuoi, mi dai una risposta. Io ti do 50.000 lire alla settimana e tu mi prometti che ci troviamo ogni 2 o 3 giorni. Per il resto non aver paura. Ti lascio libera, non voglio saperlo quello che fai. E se tu un giorno non puoi, me lo dici. E se devi andare via da Milano qualche giorno, me lo dici. Ed ogni volta che ci vediamo, non occorre che si faccia l'amore. Beh, si capisce che se tu la piantassi con la signora Ermelina e tutti i giri del genere, lo preferirei. Insomma, adesso tu pensaci. E parliamo pure d'altro. O se preferisci, andiamo. Non ho bisogno di pensarci. Accetto. Che silenzio. È domenica, per forza. Scommetto che hai aspettato apposta un giorno di festa. Non vuoi che mi vedano qui. Ma ti ci ho portato quando ho potuto. Chissà poi perché ci tenevi tanto. Io? Figurati, incuriosivo e basta, per quello che me ne importa. Ma questa è una caserma. E ci stavate voi due soli? Veniva spesso gente. Che bello. E questo cos'è? È d'oro, scommetto. Sì, è d'oro. Ehi, non rubo niente, sai. Certo, non c'è che dire, sei proprio un bel tipo. Perché cosa trovi di strano? Una casa simile è tutta vuota, è roba da matti. Potresti risparmiare un sacco di soldi. Qui dentro ci starebbero 4 case come la mia. Oh, com'è duro, ragazzi. Quasi quasi ci si fa male. Stavi dicendo? Niente. Che i soldi li gratti giù dal muro se ti può permettere di sprecare la grazia del cielo così. Perché? Non ti piace più la tua casa? Ma cosa c'entra? Potevi risparmiare. Che bello. E lo regali? Prendilo se ti piace. Tanto tu non l'adoperi, vero? Vuoi vedere le altre stanze? Ah, sì. Fammi vedere. Prego. Tua madre, vero? Sì. Era bella. Quanti anni aveva in questa foto? Non lo so, non ha importanza. Come morbido. Si tratta bene lui, poverino. Ma cosa fai lì? Vieni, c'è posto qui. Vieni. Ti prego, andiamo via da qui. Hai visto tutto ormai. Non hai voglia di riposare un po'? Laide, senti, andiamo da te. Può darsi che torni a casa. Ma se non ne puoi più, credi che non me ne accorga. Lascialo strillare. Ma Laide, purtroppo se non rispondo non sto più tranquillo. Aspetta. Pronto? Ciao. Ma no, no, figurati. Stavo uscendo però. No, 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 non mi sono dimenticato. Sto sempre cercato. Era di tua madre. Mi sta bene? Mettilo via. Cosa sono ste maniere? Impesto l'aria io? Su, basta, andiamo via. Lasciami stare, sai. Io non sono degna, vero?
Non l'ho mai permesso a nessuno di trattarmi in questo modo. Cosa credi? Laide, è meglio che tu stia zitta. Sai benissimo che non hai il diritto di protestare. Ho sorvolato su tante cose. Ho avuto anche troppa pazienza sinora. E non so nemmeno io il perché. No, tu lo sai benissimo. Io ti faccio comodo, invece. E te ne approfitti. Ecco la verità. Ho già detto che non mi va di rimbangare certe cose. E tanto più in questa casa. Che idiota sono stato. Sto tranquillo, me ne vado se è per quello. Tientela pure la tua casa, con gli spiriti dei tuoi morti. Questa me la paghi. Giuro che me la paghi. Cosa hai, un appuntamento a Modena per caso? Ma per chi mi hai preso? Per quella che sei. Tu che cosa vuoi predicare, smidogliato, ridicolo, buffone? Adesso vuoi fare il duro. A chi la dai ad intendere? A me no, di sicuro. Provaci a corrermi dietro, provaci! E adesso lasciami andare! Sì, vattene! Non scherzo! La porta è a destra. Me ne vado! Brava. Addio. Gli ho dato quello che ho voluto io. Senza litigare, spero. Ma non sopporto che mi si prenda per scemo. Ti sta venendo la mania di persecuzione, lo sai? Sì, lo so, ma non è colpa mia. Ti piace? Beh, che ti è venuto in mente? È una scemata, ma funziona, sai. Ho letto da qualche parte che ai depressi bisogna fare dei regali. Grazie tante. Non ho una gran fiducia nelle tue cure, ma grazie lo stesso. Hai trovato qualcosa? Ah, sì, c'è un pezzo di là che non mi dispiace affatto. Posso fare una telefonata, signora? Prego, architetto. Pronto? Sì, con chi vuol parlare? Ermelina, sono Dorigo. Ah, è lei, quanto tempo! Eh sì, il lavoro, sa com'è. E lei, tutto bene? Eh sì, io sto abbastanza bene, grazie. Che ne è delle nostre amicizie? Quali amicizie? Laide, come sta? La Laide, caro lei, non so proprio che fine abbia fatto. Non l'ho più vista né sentita. Bella riconoscenza, glielo dico io. Chissà cosa si crede quella lì. Sa che cosa mi ha combinato? Scusi, tanto che... Ermelina, mi chiamano. Ci vediamo presto. Ho proprio voglia di fare quattro chiacchiere con lei. Arrivederci. Senti, non mi piaci proprio, Antonio. Scusa, ma bisogna che te lo dica. Io non voglio sapere niente. Non sono le cause a preoccuparmi. Non mi riguardano. Sei tu. Così ridotto non ti avevo mai visto. Sei troppo solo. Beh, ormai non è una novità. Senti, ho un'idea. Perché non vieni per qualche giorno a stare da me? Guarda, ti organizzo io tutto il programma. Televisione, giornali. E nessun rompiscatole.
D'accordo? Ma come fai a sapere sempre quello che mi piace, di cui ho bisogno? Sei unica, Luisa. Un giorno o l'altro mi farò coraggio e oserò chiederti di sposarmi. Va bene. Adesso mi lasci vicino a casa. Mentre io faccio le commissioni, tu depositi i pacchi e avverti la Rita. D'accordo. Senti, Rita, questi mettili in studio. Non ricominciare a lucidare tutto, è guai a te. Lasciali così come sono. E mi raccomando, non mi hai visto, non sai dove sono, non sai quando torno, eh? Ma di là c'è una signorina, avrà sentito il campanello. Dirai che era un... Una signorina, hai detto? Sì. E chi è? Non l'ho mai vista, io ha detto che voleva parlare con lei, assolutamente. Lei in salotto, fatto male. Fine, buon principio. Faccio un salto da lei per la Mancia? Perché? Fa freddo. È il 31 dicembre. Che idea, ce l'hai tutte tu le stranezze. Ma cos'è? T'ho svegliata? Dormivi? Può darsi. Ma lo sai che è mezzogiorno? Dove sei? Sono qui sotto casa al bar di fronte. Vengo su. Dovresti farmi un grande piacere. Sì. Sono rimasta senza carne per il picchi. Dovresti fare un salto in una macelleria e farti dare due fettine di carne. Ma che cosa... Il picchi ha fame e così mi fai un salutino. Va bene, ci vado. Aspetta. La carne. Scusami, sai. Oh, niente, figurati. Ma che cos'hai? Mi dispiace, ma è arrivato subito dopo che mi hai telefonato. Buongiorno. Buongiorno. Cosa ne dici della mia casetta? Ti piace? Sì, sì, non c'è male, è carina. E non è ancora finita. Siediti. Hai mangiato? No, ho pensato al pranzo del cane. Oh, hai ragione, che stupida. Picchi, vieni qui. Allora, Marcello, ieri che cosa hai fatto? Sarai andato a donne come al solito? Naturale, no? Se non ne approfitto adesso che ho 25 anni, quando ci vado? Quando sarò vecchio? Ma lo zio non beve. Sentirà che roba, è delle mie parti. Chi era? La solita bionda? Ma quale bionda, figurati. Ho capito, con la Sabina.
Sabina è una specializzata in certi giochetti che a lui piacciono. Ah, quella mezza calzetta è più di un mese che non la vedo. È una nuova conquista. È carina? Non come te, ma abbastanza. Non sarà mica una puttana. Stop! Censura. Oh, perdon. Ma non vi pare che faccia freddo qui dentro? Il riscaldamento non funziona ancora, lo accenderanno lunedì prossimo. Idea. Dopo mangiato andiamo giù al cinema. Ci fa un calduccio che è una meraviglia. Almeno ci riscaldiamo. Che ne dici? No, io non vengo. Non mi diverto al cinema. Facci tu. Nell'alcova. Taci, eccola. Buongiorno, Deianira. Vieni qui a sedere con me. Questo è il tuo posto? Sì, ma è il tuo. È di Ercole. Sarà l'intervallo, ciò. Oh, le pecore! Oh, un trucco di Ercole, divino figlio di Giove! Cosa blattera costui? Io non lo capisco. Non importa, ha dichiarato di essere amico di Ercole. Ma no, guardi che lui parla di un altro Ercole. Di Ercole ce n'è uno solo ed è anche troppo. Ha visto? Li buttiamo vivi nel pozzo della morte. Fetonte, sì, buttiamoli. Li buttiamo via. Nel pozzo della morte. Quante fetonte questo. Giù le mani. Giù le mani. Lì, non ti pare di esagerare un po'? No, fa ridere. Io lo trovo molto divertente, tu no? Verrai a cena con me, però. No, come faccio a piantarlo? Parte domani per la Francia. Stiamo tutti insieme, piuttosto. Euristeo, oh grande re Euristeo, hai comunicato a Deianira, la fidanzata di Ercole. Signore e signori, interrompiamo il nostro collegamento diretto con la capannina per ricordarvi che mancano solo pochi secondi alla... Ragazzi, bisogna preparare lo champagne. L'apro io la bottiglia, sono specializzato. Ma è in frigorifero lo champagne, dove va a cercarlo? L'ha portato anche lui, fa finta di niente, se no ci rimane male. Quello che piace a te, Laide, bello dolce. E che non piace a me? Per piacere, Laide, vai a prendere... Bravo, Marcello! Sei stato proprio gentile. Grazie, era mio dovere. Buon anno e buona fortuna. Buon anno. Buon anno. Buon anno. Non bevi? Contenta? Ne vuole ancora? No, grazie. Ho paura di perdere il controllo. Niente, è che lo champagne mi va subito alla testa. Ah. L'occasione per augurarvi un felice anno nuovo. Lei è cugino di Laide, vero? Sì. E da parte di chi? Dunque, il fratello di sua madre è sposato con una cugina di mia madre. Ah. È chiaro, no? E lei è lo zio? Già. Scusi, e da parte di chi? Beh, pressappoco come ha detto lei. Ah. Ma cos'è questo mortorio? Ma che lo bevi tutto? Lasciane un po' anche per noi.
Semmai possiamo fare rifornimento. Anzi, perché non andiamo fuori da qualche parte, tutte e tre insieme, naturalmente? Ma dai, non te l'ho detto. Non posso. Mi aspetta mia sorella, dobbiamo andare da uno zio all'ospedale. Una bella seratina davvero. Ha un brutto male, poverina, e le si deve fare un po' di compagnia. In quale ospedale? All'asilo Elena, in via Sormani. Più che altro è un ospizio, è lì, in una stanzetta. C'è soltanto il suo letto, un comodino e una poltroncina di vimini. Ti accompagna? No, 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 per favore. Tu dovresti rimanere qui. Ma a fare che? Sai, Pira, quella mia amica di Venezia. Deve venire a Milano e mi ha detto che telefonava stanotte per dirmi se si è decisa. Può darsi che non telefoni, ma se chiama e non trova nessuno. Ma io cosa c'entro io? Tu dovresti dirle che c'è questa mia zia in ospedale e che in questi giorni sono molto impegnata. E tu che fai? Preparati, così la saluti e poi te ne vai dalle tue bionde. Poverina, tu sapessi com'è golosa. È per lei che li porto via. Beh, ti dispiace? No, fai pure. Peccato, non li hai neanche assaggiati. Già, che stupida. Toh, te ne lascio uno per te. So che ti piacciono tanto. Senti, scusa, guarda nel frigo. C'è una bottiglia di spumante francese. Prendila. Di almeno alla zia che se la beva la mia salute. Sai, se restiamo soli può pensar male. E tu che fai qui? Ho trovato la porta aperta. Sarà stata la Fausta, è andata giù un momento, torna subito. E chi è Fausta? Una mia vecchia amica. Guarda che sei capitato male. Ho un mal di pancia e devo avere anche la febbre. Non sono venuto per quello. Avevo voglia di mettere in chiaro un paio di cose. E cioè? Cioè che sono stufo d'essere preso continuamente in giro. Peggio di un burattino. A proposito, ha telefonato poi la Pira ieri sera da Venezia? Tu che ne dici? Ho capito, sai. Te la sei presa per ieri sera. Ma se ero da mia zia. Lascia perdere, va là. Al solito, sei geloso di Marcello. Sei proprio stupido, invece di essere contento. Non è il caso di fare dello spirito. Ma sì. Perché se ieri non mi avessi accompagnato, Marcello, non avrei mai capito che tipo era. E invece adesso l'ho liquidato. E perché? Che è successo? È successo semplicemente che quel mascalzone ha cercato di farmi la festa. Dopo avermi accompagnato dalla zia, invece di andarsene, mi ha aspettato e mi ha riportato a casa. E poi voleva che ci andassi a letto insieme. È come dicevo io. E tu dicevi di no. Bel porco il tuo Marcello, come tutti gli altri. Ti ha abbracciato. Ti ha baciato. Da matti.
Buongiorno. Buongiorno. E buon anno. Ha detto il dottore di prenderne due subito e poi altre quattro nella giornata se non ti passa. E adesso scappo. Se hai bisogno telefonami. Buongiorno. Grazie. Ciao, Fausto. E allora? Io credevo che scherzasse, poi quando mi ha messo le mani addosso gli ho mollato una sberla, ma una di quelle sberle che se la ricorderà vita natural durante. E l'ho spedito fuori dai piedi. E tu, invece di essere contento, mi fai un ciocco. Ti vuoi mettere in testa una buona volta che io non ti dico delle storie? Ma tu hai la febbre. Te l'ho detto, stanotte devo aver preso un po' di freddo. E poi questo mal di pancia da morire. Bisognerà chiamare un dottore. Ma no, sto tranquillo. Adesso tu vai, io piglio le medicine e mi rimetto a letto. Ti dispiace? Stasera su una cena da mia sorella. Tu mi telefoni e poi ci vediamo. Pronto? Pronto, sono io. Mi ha detto che andavi da tua sorella, invece non è vero. Come non è vero? Beh, ho telefonato a tua sorella e mi ha detto che non ti aspettava neanche. Perché ho cambiato idea. Cosa fai adesso? Faccio un salto dalla zia. Esci con me, invece. Senti, non mi fa perdere tempo. C'è Giulia sì che mi aspetta. Tu esci con me? No. Ma perché? Perché non mi va. E poi non ho voglia di discutere. Ma ti dico di uscire con me. E io ti dico di no. E allora vado ad aspettarti a casa. No! Dai, ma sei impazzita! Sì, mangia. Come va? Non si riposa neanche la festa, lei? Cosa vuol mai, ingegnere? Gamminga de coeur. La se morì besti de fam. Se non ci fossi io, ingegnere, povere bestie. Ma come? La signorina non... Cosa vuole? Lei non ci pensa. E a me fa tanta pena questa bestiola, perché è tanto brava, sì, ma le bestie hanno le sue necessità. E per sguagnisti del dì, e gli inquilini si lamentano. Ma lei cosa fa? Si ferma. Certo. Aspetto. Perché? Ma niente. Ma insomma, la signorina si è tanto raccomandata che intanto che ero qui a metterle a posto la casa, non lasciassi entrare nessuno, ecco. Sì, ma per me è diverso. Boh. Lo sa, non è vero? Ma veramente io di quello che fanno gli inquilini non mi interesso. Ma come? Vuol dire che dopo tanto tempo non ha ancora capito chi sono? La signorina mi ha detto che lei è suo zio. Ma che zio del cavolo! Ci voleva poco a capirlo, direi. Che sente, ingegnere? Queste cose è meglio che ve le mettiate a posto fra di voi, eh? Mi vuoi capire. Questo chi l'ha mandato? Mo ha messo un Holland purtato pure mesdì. Buonanotte. Messo una febbre addosso che non avevo mai provato. Laidina mia, lo so che ami solo me e che il resto è solo noiosa necessità. Volevo ringraziarti per quel magnifico accendisigari a forma di rivoltella che mi hai spedito. L'ho fatto vedere al cantiere e me l'hanno invidiato tutti, così come mi invidiano sempre quando ci vedono insieme. Cara Laide, sei una bambina adorabile. Lo so, alla mia età è raro che si vivano passioni così.
Ma tutti gli anni che ho vissuto prima di conoscerti, e sono tanti, è inutile che tu me li rinfacci. Lo so da me che... Ti aspetto a Modena. Ho fissato la camera all'albergo moderno. Purtroppo al cantiere c'è molto lavoro e non potrò dormire tutte le notti con te. Non credo nemmeno che ti potrò accompagnare a Milano in motoretta questa volta. I giorni senza te sono lunghi. Ma le notti sono. Pronto? Pronto? Sa per caso dov'è l'asilo, Elena? La pensione? Non lo domandi a me. A me non lo domandi. Signorina, mi sa indicare per caso l'asilo Elena? A me lo chiede, mio bel signore. A me. Ma là, caro, dove c'è quel lampione? No, grazie, non l'avevo visto. È qui l'asilo Elena. Precisamente, chi desidera? Cercavo la signorina Lyden Fossi. Ah, la Lyden. Di sopra, al primo piano. Suoni e troverà la sua Lyden. Prego, si accomodi. Il signore? È qui l'ospedale, Elena. Beh, chiamiamolo così. Ma lei, scusi, chi l'ha mandato? Mi perdoni, cercavo della signorina Laide. Mi ha detto che stasera veniva qui per assistere la zia malata. Credo che sia grave la zia. Vado a vedere. Prego. Veramente grave la zia. Per fortuna c'è la Laide che l'assiste. Povera zia. Venga con me che gliela faccio vedere. Ma io... Su, venga. Non vuol vedere la Laide intenta opere di bene. Venga allora. Oh, ma faccia piano con le scarpe, mi raccomando. Dì, chi c'è qui nella stanza vicina? Nessuno c'è. Non vedi che è tutto spento? Stia fermo.
La sento. Dai, che la signora mi ha fatto premere. Mica male, complimenti. Piccine ma graziose. Fa sentire. Dai, penso a spogliarti piuttosto. Prima un bacino, però. Vuoi vedere? Oh, no. Dai, no, che no, va no, la no, pena. No. Guarda lassù. C'è un'apertura. Aspetta, ti porto una sedia. Laide! Pronto? Beh, io adesso torno a casa. Non incominciare, ti prego. Sono stata con un'amica. Come ti sei permesso di frugare tra la mia roba? Dove vai? Aspetta un momento. Parliamo un po'. Non hai voglia di parlare. Andiamo di là in camera. Aspetta, dove vai? Come ti permetti di trattarmi così? Guarda che io non ci sto mica, sai? Ce l'hai su con me per quelle lettere. Beh, guarda, un altro al posto mio avrebbe fatto anche di peggio. Gli anni passano, sai? Se non metti qualche lira nel libretto prima dei 30, finisci all'ospizio. E una come me dove lo trova il marito? Tu che cosa hai fatto? Sì, un sacco di chiacchiere, amore, controamore. Ma ti è mai venuto in testa l'idea di sposarmi? No, mai! 4 soldi al mese e se ti gira uno schiaffo è fuori. Io ci devo pensare all'avvenire, sai? Certo, lo so, lo so. Questi discorsi per te non stanno né in cielo né in terra. Mi hai preso in affitto, pagavi e ci dovevo stare. E così ho perso la libertà e non ho trovato niente, niente! Non posso pretendere niente. Sono solo l'amichetta clandestina. La sgualdrinella. Ma cosa volevi per 50.000 lire alla settimana? La fedeltà, la moglie, l'amante? Ma cosa cavolo volevi? Vai, vai pure. Tanto sono di una razza inferiore, no? Ma io sulla posizione sociale, sulla vostra dignità, ci sputo sopra! E se vuoi andartene, adesso ho finito. Ma non ti viene mai voglia di mandare tutti all'inferno? Ma... me compreso. Perché? Hai troppa pazienza. Sbagli un'altra volta, non è pazienza. È orgoglio. È sicurezza. Thank you.
ciao. Ma Rita. Signorino. Sono in ritardo, lo so, sono già tutti a tavola. Ah, sì. Scusatemi tanto, lo so. Sono un recidivo. È inqualificabile. Il traffico sta diventando un tale caos che ci sarà da cambiare la durata delle ore. Secondo me, bisognerebbe farle di 80 minuti. Che giornata. Pensate che addirittura sta diventando di moda di sistemare il letto dentro una troica, con rispetto parlando. Ma dico io se si può essere più insensati. E di troiche, logicamente, da noi non ce n'è la più pallida traccia. Tonino, vedi anche di mettere in bocca un po' di riso. Si può sapere che cos'hai? Ma niente, solo che non ho appetito. Uno di questi giorni finirà per morirmi di fame. Non esageriamo, e anche per prudenza. Alla nostra età va tutto in colesterolo. Sai che Corsini si è fatto mettere la sauna in casa? Già, e adesso la vuole rivendere perché ha paura che gli venga l'infarto. Bisognerebbe che lavorasse di meno piuttosto. E anche tu, Tonino, perché non cerchi di lasciarti un po' di tempo libero per riprendere fiato? Mia cara, il lavoro nobilita. E io sono uno snob, lo sanno tutti. Ma pensate ai soldi che ha fatto Corsini a forza di fabbricare berretti, adesso che non li porta più nessuno. Per forza, ha la Sandrina che gli cura i public relations. A proposito, la sapete l'ultima follia della Sandrina? Quando è tornata dall'India si è portata dietro un pitone. L'altro giorno l'è scappato e quando sono andati a chiedere... Sai che cosa ho io? Dei vicini, lei che sono ancora una bambina ma sono tutta femmina. Pensa che quando avevo 12 anni un ragazzo mi ha detto: Laide, farei impazzire gli uomini. Un'usanza indiana, come il serpente. Te la vedi la Sandrina che fa l'indiana? Ma io è più di un anno che non la vedo. Non so proprio dove cercarla. Ma se lei insiste, vuol dire che... Ma ho bisogno di vederla. E va bene, ingegnere, chiederò alla Fausta. So che hanno abitato insieme per qualche tempo. Ah, senta, se dovessi trovarla... Fisso per domani pomeriggio? Le va bene, eh? Per le 6. Però non dica che sono io. Dopo tanto tempo preferirei... Ah, ho capito. Vuol farle una sorpresa, eh? Però, ingegnere, dia retta all'ermelina. La lasci perdere, quella lì. Senta, perché non prova qualcosa di nuovo, eh? Ne ho una sotto mano, vedesse che roba. La Laide per me potrebbe andarsi a nascondere. La prego, ermelina, faccia il possibile di trovarla. Le telefono domani mattina per la conferma. E allora? Tutto alla perfezione. È di là? Sì, è di là che l'aspetta. Sa che sono io? Eh no, non mi ha ordinato lei di non dirle niente. Perfetto. E allora? E allora vada, no? Grazie. Sei tu. Laide, ma... Lasciami, non mi toccare! Ascoltami, Laide. Con tutti sì, ma con te mai. Ma ti prego. Ascoltami bene. Non ti voglio vedere mai più. Dovessi crepare in questo istante. Chiaro? Chiuso!